Allora, siamo qua, siamo tornati alla base. Dopo tanto tempo. Dopo tanto, tanto, tanto tempo. Tutto molto tempo. Vediamo se riesco a sistemare un attimo la questione chats. Chats, chats, intanto che vediamo un po' dove andare. Allora, andiamo a nord. A nord, a nord, a nord. Vediamo se magari nel frattempo arrivasse qualcuno. Allora, facciamo un bel ciao anche sulla chat. Ciaone! Ok, solo chatte. Ok, e funge, però non mi fa vedere i visualizzazione. Allora facciamo diversamente, che poi non si vede lo stesso. Si vede lo stesso? Cioè, ragazzi, cioè. Ok, allora andiamo intanto a destinazione, a destinazione. Noi i soliti, siamo sempre alle solite, inutile, non c'è niente da fare. Non c'è proprio niente da fare, eh? Sempre i soliti siete. Dico, venite, dai, oh, su. Su, su. Come fate a perdervi questa meraviglia di Maronski? Questo Maronski che riesce a creare queste cose spettacolari. Non mi fate sprecare tutti i razzi, dai. Mo, ragazzo. Comunque, ce ne andiamo verso il deserto B. Il deserto B che penso di non avervi neanche mai mostrato. Dove c'è il terzo villaggio. Un terzo villaggio. Ma com'è sta storia? Ma da quando, Marco? Da tanto, da tanto, un bel po', guardate che roba. Allora, siccome, come potete ben notare, là vicino alle casette c'è un po' di buchi, acqua, robe varie, strane, ho pensato di dargli una sistematina usando un po' del sabbione che abbiamo recuperato. Di modo da sistemare un po' questa parte perché sembra un po' un colabrodo. Notavo che qua c'ho delle ceste, che queste sono roba vecchia. Ah sì, caspita, guarda qua quanta roba c'è. Queste le avevo completamente dimenticate. Si potrebbe mettere un letto. Qua c'erano anche dei villici. I miei villici. Qua no, qua non c'è nessuno, no, sì, un paio. Ce n'erano di più, mi pare. Anche qua. Ma che è successo? Ce n'erano una fracca. Invece no. Com'è sto fatto? Com'è sta storia? Aia. Quindi direi che intanto ci posizioniamo in una casetta. No, c'era anche una cesta. Oh, ma che roba. O se no ci posizioniamo all'esterno. Però il fatto è che se mi metto all'esterno poi ho dei problemi. Cosa fare? Che cosa fare? Tanto i miei amici non si presentano, io vado avanti per la mia strada. Farabutti. Farabutti.
Quindi non lo so. Allora, intanto direi che mettiamo subito in posa un letto. Anzi, ci prendiamo sta chest che qui non serve. Quello può restare anche lì al momento. In questo momento mi andrei anche a mettere in quella casetta lassù, quasi quasi, che mi sembra la scelta ideale. Tanto siamo sempre qui in zona. C'era una porta da qualche parte, a porta aperta. Aperta a porta. Ah, era qua, ma mi sa che c'era anche un villico qua dentro. C'era. Mister Villico? Signor Villico? Mort. Questo è molto triste. Veramente molto triste. Purtroppo. Questa è la triste realtà. Brutta cosa, ragazzi. Che poi a chi parlo? Eh? Chi parlo? Eh? A chi sta a parlare? Oh. A chi co, a secco. Vedi? Fammi fare una cosa. Ok, a quanto pare siamo soli, io e te, te e io, te e me. Ah, ok, ah, niente di preoccupante. Aspettate un attimo, ragazzi, che faccio una cosetta, brevissima, eh. Brevissima, state lì, non vi preoccupate, io ci sono, eh. Io ci sono, eh. Peppi! Peppi, addusi! Che sfaticato, lo sapevo io, prima dagli appuntamenti, poi non ti presenti. Purtroppo quando si ha a che fare con i bimbi minchia va a finire così. Va a finire così. Ah, ci sta un botto di roba. Andiamo un attimo a mettere. Via un po' di materiale. Che cosa ho visto? Ok, erano squiddy. No worries. Era un povero squiddy. Ho sentito un rumore che non è che mi piaccia tanto, eh. Chissà cos'era. Facciamo una cosa di questo genere. Mettiamo via queste cosette qua. Ce la dormiamo. Ah, ci sono mostri nei paraggi. Mannacci, mostri nei paraggi. Ah, è questo mostro nei paraggi. Infatti, ho detto, ho sentito rumore, dico, ma che è? Dormi pure. Ok, allora, il piano di oggi qual è? Quello di dare una piccola sistemata a questa zona, che è un villaggio che è rimasto abbandonato così dalla nascita, praticamente. Ho solo messo al sicuro i villager. E nient'altro, in realtà, Mi sono poi dedicato ad altre zone della mappa. Come ben sapete, per chi segue un po' la storia di questo mondo, se vi siete interessati c'è il link sulla mia pagina. Andate a vedere.
E quindi dicevo, voglio sistemare un po' questa zona perché c'è un sacco di buchi in giro, che non so per qual motivo ci sono, ma evidentemente ci sono. Che dire, allora queste due ceste, così così le lascio qua. Sti giotturi, mannacci giotturi, dove ci li mettiamo? Aspetta un po' che magno. Mangi che buono. No. Voglio magna, voglio magna, voglio magna, ok. Mangiamo un attimo. Perché? Perché? Prima di tutto, volevo sistemare quei due o tre oggettini, ma è stata una cosa rapida. Allora, come vedete qua, la generazione del mondo ha fatto un po' di casino, per così dire, un po' di danni. E ci sono buchi dappertutto e non è che mi facciano impazzire, se devo essere sincero. Quindi ho portato un po' di materiale e andiamo a sistemare un po' questi buchi, la parte più drammatica è questa, perché c'è proprio, non so per qual motivo, comunque il mondo è stato generato in questo modo. Guardate un po', sembra un colabrodo. E quindi cosa facciamo? Facciamo un po' di sabbione. Cioè, sabbione ce l'abbiamo già. Si tratta soltanto di metterlo in opera. Quindi appoggiamo la cesta da qualche parte, magari anche qua. Però ho sentito una porta. C'è un villager qua. Per case? Per casus? Ah, oh, sì, sì che c'è. Oh, benissimo. Vabbè. Però pensandoci bene, forse questo non è proprio il luogo ideale. Mettiamolo un po' in una zona un attimino più franca, un po' più Gianna, non so, qualsiasi nome femminile che vi piaccia o non vi piaccia, comunque a me mi piaccia. Ci prendiamo anche un po' di arenaria per dargli un fondo dove è necessario, ovviamente, ammesso che lo sia. Boh, chissà. Beh, comunque questa zona qua non mi convince molto, quindi niente di super eccitante, però andiamo a tappare sti buchi perché sono veramente brutti, brutti, brutti e non li voglio più vedere. Non li voglio più vedere, brutti buchi, andate via, sparite. Poi ho visto che c'è anche un po' di carbone da queste parti, esatto, proprio qua. Quindi vediamo un attimo di recuperarlo con la mia fedele tocco di seta. Toc di set, tanto set, tanta fama, tanto set. So che non si vede molto, anzi forse si vede meglio se faccio così con il mio elmo con affinità con l'acqua. Forse avrei dovuto anche dargli un po' una sistemata a questi attrezzi. Comunque, direi che siamo abbastanza tranquilli. Allora, qua direi di mettere un po' di arenaria, tanto per. Ciao, Metal New! Thank you! Metal Newt, scusa, 56. No, 5862. Mi stai ospitando, ti ringrazio, amico. Bella lì. Allora, dicevamo, per i ritardatari, sono venuto qua in una zona un po' lontana dalla mia solita competenza. Siamo nel lato sud-sud-ovest, no, nord-ovest. Siamo qua, no, ovest, nord-ovest. Non fate caso a quella macchia grigia che c'è in alto a sinistra. E niente, sto sistemando un po' il territorio perché è veramente messo male. Ci sono buchi un po' ovunque. Oh, qua ci volevo mettere del sabbione. Vieni pure, sabbione. E perché? Perché questo villaggetto qua. Ciao Peppi! T'ho visto, sei sempre in ritardo, insomma. Perché questa zona qui
È stata generata un po' a random, non so per qual motivo. Come vedete, ci sono questi buchi. Questi buchi che voglio sistemare. E voglio fare un saluto al mio nuovo follower Metal Newt. Metal Newt ci mette un po', ragazzi, non sono proprio super flash come dovrei. Mandiamo un bel messaggino in chat. Thank you, man. Thank you for hosting. Grazie per ospitarmi. Non so se sei italiano o non so, inglese, English, American. Let me know, please. Che stavo dicendo? Niente, ho portato un po' di sabbia, sto cercando di dare un senso a questa zona sembra un colabrodo. Sembra un colabrodo, detto proprio come va detto. E allora, dato che abbiamo della sabbia da buttare, cioè da buttare, non è da buttare, insomma, è da insomma, ricollocare, ecco, un bel termine elegante che descrive la situation. Ho un sacco di sabbia che non so di cosa farmene, allora ho pensato bene di riempire questa zona che è così da quando è nato questo mondo, cioè ben 4 anni e passa fa. E dato che non ho più posto dove stoccare la mia sabbia, ho pensato bene di venirla a mettere qua. Perché è proprio una zona un po' bruttina e credo che arriverò ad alzarmi anche di un livello. Non resto, diciamo, solo su questa piccola parte, però andiamo a riempire almeno un altro livello al di sopra. Spero di avere abbastanza blocchi. Poi, quando avremo finito, se ci rimane un po' di tempo, ci spostiamo, andiamo a fare anche altro, se vi va. Non ho ancora deciso bene che cosa, però qualcosina la andiamo a fare. Peppi, allora? Dove sei finito? Ah, aspetta un po', qua c'è del carbon, prendiamolo, anche se devo essere onesto, non è che mi serva, però almeno le cose in superficie ce le riprendiamo perché possono sempre far comodo. Mettiamo anche un po' di arenaria sul fondo, anche se forse non è necessario. Se sentite del cliccamento, ragazzi, è tutto naturale, tutto normale, purtroppo non so cosa farci. Mi dispiace molto, sto cercando di limitare i danni, ma meglio di così, purtroppo non riesco. Ecco, poi c'è la questione anche di questa casetta che credo sia occupata. Sì, era occupata, sono andato a controllare un attimo fa. Ah, sì, si è sentito chiaramente un ha. Si vede un braccino di un villager che sta tentando inutilmente di aprire la porta. E però diciamo che forse questo lo potrei salvare, ma anche no. Anche no, direi che ci arriviamo in un secondo momento. Adesso preoccupiamoci di riempire i buchi più brutti, tipo questo. Ciao! Magari teniamoci anche ben nutriti. Ok, bene. Se dovessi trovarmi a secco con i blocchi, faccio una capatina a casa, vado a prendere una qualche stacche. E
e la riportiamo qua. Facciamo un lavoretto rilassante, o se volete fare due chiacchiere, la chat è libera, aperta, l'importante è che siate educati. Se volete chiedermi qualcosa, cercherò di rispondervi appena me ne accorgo, ma ormai sono abbastanza sveglio. A quest'ora siamo svegli. In teoria. Bene, qua c'è una piccola pozza che credo che non mi dia problemi, la riempiamo anche questa. Tappiamo tutto, tappa tutto. E così abbiamo finito un'altra stacca. Mi sa che finiranno molto presto questi blocchi. Però non vi preoccupate, ho quantità industriali. Veramente quantità industriali e. Beh, adesso voi che state qui sulla diretta insieme a me non lo sapete, ma mi sono già messo un po' avanti con le registrazioni video. Adesso non ho ancora pubblicato i video, ma ho cominciato un lavoro abbastanza impegnativo di scavo nell'altro deserto, quello dove ci sono le fabbriche di ferro e gli altri due villaggi, che è praticamente dalla parte opposta in quella direzione. E quindi mi sono ritrovato con quantità veramente ridicole di sabbia. E non so più proprio dove metterla tutta questa sabbia, quindi non l'ho portata tutta dietro con me, però la mettiamo in uso senza dubbio. Magari per fare del calcestruzzo, fare del vetro, chissà, vediamo. E quindi vi dicevo che poi quando sarà il momento, c'è qualche episodio di scavo e che spero non vi annoi troppo, nel quale ho raccolto veramente una quantità enorme di materiale. Ecco, forse qua sarà anche il caso di alzare un po' questo livello. Non lo so, non lo so. E niente. Così. Qua veramente c'è un sacco di terreno da ricoprire. Veramente tanto. Volevo anche alzarmi almeno fino a questo livello qua, perché non so per qual motivo, ma questo villaggio si è generato in un modo veramente bizzarro. E siccome non ho più lo spazio dove mettere la sabbia nel mio magazzino, ho deciso di venirla a portare qua, che è un'occasione anche per sistemare questa zona che è veramente brutta. Stavo pensando che si potrebbe riarrangiare questo villaggio, ma credo che non lo farò adesso, anche perché non ho idea di come farlo. Sentite che fracasso che fanno sti villager. Proprio dei casinisti nati. Tra i loro ha e la loro passione per le porte. Ah, vai a capire perché. Com'è la qualità, ragazzi? Si vede bene? Pepi, dimmi un po'. Sei? Si vede, va a scatti, non va, funge, no, non funge. Fammi sapere in chat, dai, su, su, mi serve del feedback. Feedback, ho già finito anche le back. No, ho finito i blocchi e poi anche ora di andare a dormire. Ish, ait. Sì? Ok, bella.
Grazie del tuo pronto feedback. Io vedo un po' a scatti, ma va bene, non ci sono problemi, tanto io sto qui a giugà. Mangi che buono, mangi che buono. Eccoci. E basta, non l'arenaria. Ah sì, perché avevo detto che ho finito i blocchi. Ah, il tuo wifi. Ah, può essere, Peppi. Wifi, poi adesso non so lì com'è il tempo, ma qua è un po' nuvoloso. E quindi anche il caso che sia un po' anche la mia connessione, che non è proprio il massimo. Comunque, anche perché ci sta ospitando il nostro Metal Newt 58602. E probabilmente se lui ha una connessione un po' de minchia, questa si ripercuote su di noi. Però ci accontentiamo. Però adesso che mi fai venire il dubbio, mi chiedo un po' come sarà questa questione dell'hosting. Perché io vedo veramente, veramente a scattoni. Non lo so. Non lo so. Ho qualche dubbio. E fammi controllare una cosa un attimo, perché stavo pensando che forse proprio la questione dell'hosting del nostro ospitante, ospitatore, non so come si può definire, vediamo un attimo se riesco a saltarci fuori da questa situation. Boh, vabbè, stiamo a vedere. Stiamo a vedere. No, anche perché io poi di solito i live stream me li scarico e li pubblico su YouTube. È soltanto che se è così a scatti, non lo so se lo pubblico. Però vi ragioni. Però boh. Ma what a fibra, è fibra, ma che fibra, è fibra. Sono dei truffatori, sono dei ladri, sono dei disonesti, sti spacciatori di fibra. Ma what a fibra, è fibra. No, dico così perché c'ho un mio amico che l'ha messa, ma si va meglio con la rete cellulare. Eh sì, non ci crederai, ma è così. È la verità. Almeno in questa zona è così, magari se abiti in una grande città, in un centro popolato, allora è diverso, ma qua ti mettono la fibra, per modo di dire. Ah, avevo visto che anche qua c'erano dei bucanelli, fammi vedere. Dei bucanelli, anche qua, cioè fammi capire, ma che è? Ma perché? Ma soprattutto perché? No, sì, andiamo a ricoprire, tanto che caspita. Anche se in realtà questo richiederebbe
uno studio più attento. Ah, bah, cosa significa, Pepì? Para scrivere, Pepì, siamo grandi ormai, eh? Che vuol dire? Ah, bah, fammi sapere, dimmi un po'. Ma, non lo so. Non zacci. No, non è che è lenta la fibra. È che loro ti spacciano per 1000 megabit, ma si innova e a 100. Parlo sempre della mia zona, poi non so lì com'è, se funziona bene o no, però qua veramente è una presa in giro. Il problema è che poi sei vincolato per degli anni, ti danno dei modem che fanno ridere. E soprattutto il problema sorge quando ti vuoi staccare. Se per qualsiasi motivo decidi che non la vuoi più, ti fanno passare la voglia di vivere. Ma non siamo qui per fare cattiva pubblicità, comunque. È giusto dirlo. Ma sì, facciamo un po' a random. Facciamo a random. E poi dovrei anche mangiare un po'. Sì. Io ti dico, Peppi, guarda, io adesso sto andando con la connessione del telefono. Ok, con la connessione del mio telefono col 4G e per quello che devo fare, cioè vado bene, mi sento di dire che vado bene. Il fatto è che è molto più strutturata e potente la linea, lo so, mi dispiace che scatta, non so che farci. Si scatta un po' anche qua, devo essere sincero. Però non so che fare. E comunque ti dicevo, le altre volte è andata abbastanza bene. Comunque vedo che succede anche spesso con gli streaming degli esti, degli esti, cosa sto dicendo? Di altri paesi, cioè che ne so, se ti guardi un inglese o un americano, che loro hanno comunque delle infrastrutture serie per questo genere di cose e loro stessi scattano. Adesso lì bisogna capire se è una questione di scatto da parte di chi trasmette o se scatta dalla parte di chi riceve. Questo è un po' una lotteria. Comunque, adesso. Adesso per quanto riguarda questo stream, vedrò poi quando avrò finito, me lo scarico, vedo com'è. Io penso che Mixer lo riceve bene, magari fa fatica a ricevere e trasmettere allo stesso momento. E comunque sia lo caricherò anche su YouTube se non è troppo scattoso. Allora, per quanto riguarda Twitch, no, non lo faccio su Twitch semplicemente per un motivo. E gli account che si creano sono contratti che tu firmi, ok?
Tu ogni volta che crei un account stai firmando un contratto con un'azienda che sa tutto di te, di cui tu non sai nulla. E non solo, vende le tue informazioni, vende tutto quello che sono i tuoi contenuti, lo vende come, diciamo, come preferenze tue, cioè guarda, ti monitora praticamente quello che guardi, chi guardi, cosa scrivi, perché lo scrivi, quante volte, eccetera, eccetera. E soprattutto non ha senso per me avere due piattaforme di streaming perché io ho scelto Mixer apposta perché in futuro vorrei fare lo streaming direttamente dall'Xbox One ed è una gran comodità farla da lì. Ha tempi di risposta video molto più brevi, cioè tra quello che faccio io e quello che si vede sullo schermo c'è veramente pochissimo stacco di tempo. La qualità è migliore, a mio parere. E Twitch ormai, secondo me, ha fatto il suo tempo. Io adesso non lo so, ma Twitch è in giro da quando è nato lo streaming, per quello che so io almeno. Anche Mixer prima si chiamava Beam e la cosa che mi rassicura un po' di più è che Mixer è di Microsoft e quindi io non ho dovuto creare altri account, io sto usando l'account di Xbox Live per fare lo streaming, posso fare lo streaming dal cellulare, posso fare lo streaming dalla console. È molto più pratico, molto più semplice, per me anche più facile. Non ha senso aprire 14.000 account che si traducono in 14.000 contratti con aziende che vendono le tue informazioni al miglior offerente. E soprattutto a chi è giovane come te, come altri magari. Consiglio di non prendere sotto gamba la questione degli account, che creare un account è un attimo, ma ancora non sappiamo fino in fondo che cosa significa per quanto riguarda la legge, perché tu nel momento in cui crei un account stai firmando un contratto. Hi, NatMickey09. Hello. Hello. Come va? Spero bene. Allora, i backup, sì, i backup li ho fatti. Anche lì, roba stranissima. Praticamente cos'era successo? Io sto facendo backup di questo mondo da un paio d'anni, ok? E li sto facendo su una normalissima chiavetta USB. E fino a poco tempo fa non ho mai avuto problemi, nel senso che io facevo i miei backup, tutto tranquillo, niente da dire. E fine. Ultimamente, però, quando andavo a salvarmi, andavo a trasferirmi i salvataggi sulla, diciamo, sulla chiavetta e io i backup li faccio ogni mese, ok? Ogni mese faccio un backup. E cosa succede? Succede che io prima di fare un backup, praticamente per tenere più versioni dello stesso mondo, e non faccio altro che trasferire il salvataggio sulla chiavetta, dopo torno su Minecraft, cambio il nome al mondo e il gioco è fatto. Ok, ho finito la sabbia. Ah! Cazzarola. Soltanto che ultimamente cosa succedeva? Succedeva che quando andavo a trasferire il salvataggio, ecco, infatti ho finito la sabbia. Bah, mannacci. Facciamo una cosa. No, facciamo. No, facciamo. Allora, un attimo. Questo controller non ce la fa più, cioè è inutile. È spappolato.
Succedeva che quando andavo a trasferire i salvataggi, mi appariva un messaggio che mi diceva: salvataggio già presente. Dico: come salvataggio già presente? Io ho cambiato nome e tutto. Eppure me lo segnava come salvataggio già esistente. Quindi di conseguenza avevo sempre un po' il dubbio dell'effettivo backup. Quindi cosa succedeva? Succedeva che io facevi backup, boh, tutto tranquillo, però poi andando a vedere sulla chiavetta, cioè diciamo dal menu salvataggi dell'Xbox, c'era tutto. Però se tu vai a provare, quando carichi Minecraft ti chiede da che piattaforma vuoi caricare il salvataggio, andava a scegliere la chiavetta e non coincidevano i salvataggi tra quello che mi diceva il menu Xbox e quello che mi diceva l'elenco delle mappe. Ah, sì, ridi. Sì, rido anch'io per il controller, ma veramente è strippato sto controller. Comunque, ho fatto una singola prova. Se tu trasferisci un salvataggio tra memorie, diciamo così. Ti crea un file che si chiama Minecraft Save Info. Io cosa ho fatto? Ho cancellato quel file e una volta cancellato quel file era tutto a posto. E quindi tutto qua. Molto semplice. Sono andato a fare la prova, ho ricaricato il salvataggio della chiavetta. E quando ho caricato il salvataggio dalla chiavetta corrispondeva con quello che effettivamente mi dava il menu Xbox. È un po' complicato da spiegare, però diciamo che per farla breve. Ah, caspita, io qua non ne ho più posto. Per farla breve, niente, ho risolto momentaneamente. Cioè, boh, mi sembra a posto. Allora, Sea of Thieves, sì, sono d'accordo, molto d'accordo. Devo ancora provarlo. Devo ancora scaricare. Ah, a proposito, ti spiego un attimo qual è la questione. Essendo che io ho una SIM dati per internet, io ho tot giga al mese, cioè io ho 30 giga al mese, ok? E ovviamente se smetti a scaricare Sea of Thieves, cioè non riesci neanche a scaricarlo, che ti sei finito il traffico e dopo vai alla velocità della lumaca. Ok? Allora, qual è l'escamotage? L'escamotage è che dopo la mezzanotte, se io scarico qualcosa, non mi viene tolto dal mio quantitativo di giga disponibili. Quindi ho tutti gli aggiornamenti, scaricamenti vari, li faccio dopo la mezzanotte perché non ho problemi di spazio, molto semplicemente. Devo solo decidere che cosa fare, se comprarlo Sea of Thieves oppure se provarlo con Game Pass. Io vorrei provarlo con Game Pass, però essendo che anche lì, vedi com'è la storia, che purtroppo, oggi come oggi, non puoi sottrarti dal fatto di dover inserire una carta di credito, un metodo di pagamento. E io, se devo essere onesto, cioè non vedo perché dovrei andare a raccontare i fatti miei e le mie carte a questa gente che non si sa neanche chi sia. E la questione è che devo solo decidere se metterci una Poste Pay che ho, oppure se utilizzare una carta prepagata che ho, che è diversa dalla Poste Pay, ma che fa praticamente la stessa cosa. Allora, non ho i giga illimitati, io ho 30 giga al mese, ok? Però
la notte sono illimitati. Ok, dopo la mezzanotte, dalla mezzanotte alle 8 la mattina, io posso scaricare l'infinito e oltre. E quindi sì e no, ce li ho ma non ce li ho, ecco. se può essere una risposta. Però mi trovo molto bene, ho comprato un modem per fatti miei a centinaia di euro, che è un modem che è una bomba, è veramente una bomba, e sarà una bomba anche quando potenzieranno la rete cellulare. Il discorso del fatto che non ho voluto fare la fibra è stato anche una questione di futuro, diciamo così, essendo che io adesso vivo qua, però ogni tanto magari, che ne so, vado giù un paio di mesi. Cioè, tu quando hai un abbonamento fibra, tu paghi, punto, che tu lo usi o che non lo usi. E quindi il discorso qual è? È che almeno con la SIM, se io decido di andarmene giù e stare giù 6 mesi, il mio abbonamento, il mio internet ce l'ho anche giù, che figurati se ci arriverà mai la fibra giù, e mi basta portarmi dietro la mia buona SIM, il mio modem, il mio router, eccetera, e fine. Molto semplice. È questa la questione, è una questione di praticità, ma soprattutto perché adesso io non so tu con chi hai, con voi chi avete come operatore, ma diciamo che i big, diciamo quelli più famosi, non facciamo nomi mi raccomando, sono sostanzialmente dei truffatori. Sono dei truffatori con licenza, nel senso che loro hanno tutto il diritto di truffarti e gli va sempre fatta bene. Allora, dato che loro mettono tutti i vincoli del mondo, una volta che fai un contratto, anche lì si parla di contratti, se tu non stai ai patti, diciamo così, ai patti che loro decidono in maniera unilaterale, cioè nel senso che loro fanno una modifica a te, o ti va bene o fai senza, sostanzialmente, e questo vale per tutti gli operatori, bada bene, non è solo per alcuni, è per tutti così. Però i vincoli che ti dà l'altro operatore che io ho scelto sono meno restrittivi, cioè io, se loro cambiano le condizioni, me ne posso andare tranquillamente, non pago penali, non devo diventare matto per togliere la linea, non, perché abbiamo anche deciso di eliminare la linea fissa. E non ti dico il delirio, ok? Siamo dovuti passare dall'avvocato, e l'avvocato stesso, nonostante noi abbiamo rispettato tutte le procedure che prevede il fornitore, loro ti ignorano semplicemente, ti fanno tutti i problemi possibili e immaginabili per non farti chiudere la linea, ok? E allora, dato che questa è gente che vive su queste dinamiche, vivono su queste dinamiche perché di norma la gente comune si stanca e dice vabbè, chi se ne frega, pago. E io non sono tanto d'accordo. Allora, mi sono fermato un attimo col discorso perché stavo guardando in chat, ho visto che hai scritto qualcosa, poi c'è scritto Removed by Catbot. Catbot è un tool automatico di Mixer che rimuove le parole che non vanno utilizzate. Non lo so, magari hai citato un nome di un'azienda o di un, che cacchio ne so, di un qualcosa. Ma quindi se voglio giocare,
Non lo so cosa stavi cercando di dire, comunque. Un'altra cosa. Allora, il discorso qual è? Il discorso dei giga è che tu sai, e questa è una domanda che ti faccio, cioè non è che lo devi sapere, questa è semplicemente una domanda. Tu sai quanti dati si usano per giocare online? Penso di no, ok? Comunque si può verificare, si può vedere, bisogna fare un po' di conti, però si può facilmente vedere quanti dati servono per i vari utilizzi. Il gioco online, come la musica in streaming, come, che ne so, navigazione normale, se guardi qualche sito, qualsiasi posta elettronica, robe simili, consumano poco e niente. Consumano veramente poco e quindi il problema non esiste. Noi possiamo giocare quanto ci pare perché non è impossibile che consumerò mai 30 giga per giocare online, cioè proprio impossibile, cioè non può succedere. Cioè ti dico, io ho fatto diverse prove, se gioco online, che ne so, 3 ore? Gioco online 3 ore? Uso, boh, 200 mega? Cioè, il problema dei giga non esiste, cioè, il fatto è che c'è tanta fuffa in giro, cioè gli operatori, chi ti fornisce il servizio, ti dice, ah, c'hai qui, c'hai 10.000 giga. Giga illimitati, che tu sostanzialmente dei giga illimitati non te ne fai niente, non te ne fai niente perché non li utilizzerai mai. Allora io ti dico, io ho 30 giga al mese, ok? Faccio fatica ad usarne 10 al mese, ok? Faccio fatica, ok? E mi guardo YouTube, mi ascolto la musica. Certo, lo uso anche in modo un po' furbo perché sfrutto il discorso della mezzanotte, sfrutto quella logica lì per tenermeli da parte, ma quando arrivo che ho ancora, che ne so, 20 giga, mi metto a fare dei live stream. Ecco, i live stream consumano. I live stream consumano parecchio. Parecchio, poi neanche tanto in realtà, cioè se io faccio un live stream di un'ora con questa risoluzione consumo, che ne so, boh, un giga, un po' meno di un giga. Quindi mettiamo per ipotesi che giochiamo un'ora tutti i giorni, io ci sto dentro perfettamente. Poi tra una cosa e l'altra, gli impegni, la scuola, per chi va a scuola, sì e no, se fai un conto rapido, so, giochiamo, che ne so, 3 ore fine settimana? Giochiamo 3 ore fine settimana, college, cioè, capito? Non c'è rischio, possiamo giocare tranquillamente. Adesso anche col discorso dell'abbonamento sto aspettando a farlo perché voglio aspettare qualche giorno perché voglio sfruttare sempre il discorso dei giochi con Gold. Adesso non ci sono giochi che mi interessano. E basta. Lo farò, ho già la prepagata di 3 mesi. E comunque adesso quanti ne abbiamo? Oggi è l'11, il 12, cos'è? Oggi è il 10. Oggi è il 10, boh sì, magari lo attivo anche. Adesso vedo, magari più tardi se mi salta in mente faccio una prova. Allora mi fermo un secondo, voglio controllare quanto siamo messi. Ecco, per farti un altro piccolo esempio, no? Io ho anche, adesso ti dicevo, sto facendo lo streaming attraverso la rete del mio telefono. Io ho 5 giga al mese sul telefono, domani scade, ok? E ho ancora a disposizione la bellezza di
di 2 giga e mezzo, quasi 3. Domani scade, ok? E io sti giga cosa faccio? Li butto? Non li butto. Invece di fare lo streaming utilizzando la rete dei 30 giga, io non faccio altro che usare l'hotspot del mio telefono, mi collego tramite wifi, mi sfrutto i miei 2 giga, cioè posso fare uno streaming di 2 ore proprio cara show, e domani siamo punte a capo, mi si rinnovano i miei 5 giga e io non ho buttato 2 giga e passa dei miei 30 giga. Il fatto qual è, Peppi? Il fatto è che i fornitori di servizi giocano sul fatto che la gente non si interesserà mai di andare a controllare quanto si consuma per fare una certa cosa su internet. Tu paghi e stai zitto, tu paghi e l'importante è che tu paghi, buona. Poi loro ti possono dare di tutto e di più, che tanto tu non lo userai mai, mai, chiaro? E quindi noi cosa facciamo? Regaliamo soldi a sta gente che a loro, che loro non hanno costi, ok? Loro non hanno costi di queste cose qui. I loro costi, le loro tariffe servono unicamente a pagarsi la pubblicità che gli serve per far abbonare altra gente, è molto semplice. E quindi chiunque paghi un abbonamento di qualsiasi tipo, anche quello che sto pagando io, in realtà non sta pagando per quello che ha, ma sta pagando la pubblicità a queste aziende. E questa è la triste realtà. È così. E allora siamo usciti un po' dal seminato, dal seminario e anche da tutto, comunque non è che ci fosse molto da dire, sono un po' in polemica con questa storia, perché quando è in abbonamento diventa un problema. E comunque il nostro Peppi ci ha abbandonato, vero Peppi? Dove sei finito? Non saluti neanche. Vabbè, lasciamo stare. Qua non lo so, avrei intenzione di coprire normalmente, perché tanto questo villaggio è da smontare, lo so già. Ah sì, volevo smontare anche quella casa. Allora andiamo su in solo chat. Solo chat. E quindi è così. Io mi rivolgo a Peppi, ma in realtà ragazzi parlo con tutti, perché soprattutto chi è giovane non si rende conto. Chi è giovane non si rende conto, non me ne faccio una colpa, ma è normale, cioè nel senso che certi problemi non, uno non se li pone finché non ne deve rispondere direttamente. Allora il discorso qual è? È che va bene l'entusiasmo per la tecnologia, per le possibilità eccetera, ma state attenti, perché c'è qualcuno che ci guadagna. C'è qualcuno che ci guadagna sui fatti vostri, su quella che è la vostra vita, su quelle che sono le cose che voi mettete in rete, consapevolmente o meno.
E la rete non è un gioco. Pepi, sei tornato. E dove eri sparito? Insomma, mi lasci qua così a parlare da solo. Pepi. E comunque dicevo, ho riscontrato questo problema anche da YouTube stesso, perché ho perso, non so, tipo 2 o 3 iscritti ultimamente, un paio dei quali sono account che sono stati chiusi. E sono stati chiusi, indovinate perché? Per inattività del canale, cioè quello che è iscritto non usa più il canale. Pepi, ogni riferimento è puramente casuale. Perché, cari miei, è facile creare un account, ma ti serve avere 10 account? Vuoi veramente stipulare 3 contratti per fare una cosa? Cioè, dico 3 per dire. Il discorso è che state firmando dei contratti, ok? Contratti che prevedono delle penali, come diceva Giovanotti, ok? Il punto qual è? È che chi di noi, e mi ci metto dentro io stesso, sa fino in fondo cosa sta accettando nel momento in cui crea un account? Nessuno, ragazzi, ok? Quindi è molto facile aprire account, dice sì, tanto è gratis, sì, ma tu tutte le volte metti nome e cognome, metti dove stai. E anche se non lo metti, anche se metti informazioni false, non scappi, perché quelle informazioni arrivano da un indirizzo IP che ti localizza. Quindi, internet sì, è bello, comodo, è tutto quanto, ma non la racconta tutta. Quindi state in orecchio. E Peppi sparì un'altra volta. Peppi, annacce. E che stai a fa? Salta la connessione, ma non è la fibra? Eh? Non è la fibra, Peppi? vedi mo la fibra. Eh? Dov'è sta fibra? Naccia fibra. Ah, fibra de... De sta fibra. Beh, ecco, sta già migliorando molto l'aspetto di questo bioma. Ah, ci sei? Ah, ok, ci sei, sì, bene. Niente, ti prendevo un po' in giro, Pepi. Te sto a pia in giro, Pepi. Oh, Pepi. Mannaccia. E quindi occhio a fare 10.000 account se non ti servono, perché noi la pagheremo, e mi ci metto dentro anche io, ti ripeto, noi la pagheremo più avanti, e fidati che la pagheremo, fidati. Nessuno dà niente per niente, nessuno al mondo. Se ti offrono qualcosa vuol dire che c'è un guadagno. Adesso poi, soprattutto per chi è giovane, è forse un po' difficile. Aspita. Pepi, fai una cosa, guarda nella chat. Ok, rileggi quello che hai scritto. Non l'ultima frase, mi dispiace per la tua tonsillite. Questo periodo
porta spesso disturbi del genere. Le temperature vanno e vengono. Un giorno è bello, un giorno è brutto, un giorno ci sono 30 gradi, il giorno dopo ce ne sono 5. È facile ammalarsi. Io sono stato anche io a casa una settimana con la febbre alta. E non è mai divertente. Allora, hai scritto una frase. Ok, c'è scritto... no, io ho un internet che viaggia a un mega, poi c'è una faccina di un diavoletto e poi tra parentesi c'è scritto Removed by Catbot. Catbot è un bot, ok? Se tu non sai che cos'è un bot, in realtà non lo so neanche io, ma per quello che ho capito so che è un programma, ok? Un programma informatico, un programma automatizzato, il quale rimuove alcune frasi, alcune parole, perché anche su questa piattaforma, come su tutte le piattaforme su internet, bisogna stare molto attenti a quello che si dice, a quello che si scrive, perché si rischiano denunce. Probuilt Park is now hosting. Ok, bella lì. Bella. Adesso Peppi, poi mi saprai dire, poi è saltato un'altra volta, almeno. Questo è quello che vedo io. Comunque finora andava alla grande. Adesso vediamo se questo host ha un internet valido. Speriamo di sì. Allora, quale Marco, quello di Corea che mi ha scritto male perché ero sul telefono, non mi faceva scrivere bene. E di nuovo Removed by Catbot. C'è qualcosa, c'è qualcosa che scrivi che non piace al nostro Catbot. Ovviamente Catbot è un programma informatico e quindi non è un essere umano. Allora, dicevamo, abbiamo un nuovo host. Un nuovo host, e anche questa cosa sinceramente non ho ancora ben capito che cosa significhi, però stiamo a vedere per quanto riguarda poi i risultati. In ogni caso, thank you Prebuilt Park 963 for hosting. Esatto, sì, è un gatto cattivo. Sì, è un gatto cattivo, un gatto cattivo. È un gatto cattivo, le macchine prenderanno il sopravvento, Peppi, ricordatelo, bisogna stare attenti, molto attenti. Ah, mi sono un po' perso, ho bisogno di dare un'occhiatina in giro. Ok, stiamo di nuovo qua a saltare, adesso sai che ti dico, mi riosto da solo perché sta gente qua che mi fa gli hosting... A caso la apprezzo, ma se poi devo andare a scatti non è che mi faccia molto piacere. Insomma, io c'ho una rete pseudo valida e quindi fatevi i cazzi vostri per essere proprio scialli. Sì, volevo dare un'occhiatina in giro. Vola! No, ma è possibile? Vola! Ok, ce l'abbiamo fatta! Decollo! Beh, ecco, come vedete già... È già meglio. Però effettivamente quasi quasi io sto villaggio lo... Lo cancello dall'esistenza. Ma sì, al massimo tengo una casetta. No, mi sa che l'ho già coperto, stupidottero. Facciamo una cosa, torniamo un attimo al village quello altro, gli altri due village. Allora, però qua siamo in allerta spoiler. Allerta spoiler.
No, dove sto andando? Non so dove sto andando. Ok, questo è villaggio numero 1. Ok, villaggio numero 1, ok. Ok, villaggio numero 2, perfetto, perfetto. Aia, aia. Ok. Però sono stato un pollo perché avrei dovuto liberarmi un po' di spazi, ma in realtà non credo che mi serva poi tutta sta roba. Quindi noi ci prendiamo, che ne so, un 7, 8, 9 stacks. Boh. Ah sì, su questo non ho dubbi. Sì, i frame su One sono più veloci, sì. Però ti dico, non li pago 30. Oh, spoiler! Spoiler, spoiler! Ok. Sì, perché è come la Pocket. Diciamo così, la Pocket che non è la Pocket, è la Bedrock. La versione. Ah, caspita, era andato lì per fare un'altra cosa e non l'ho mica fatta. Andiamo a farla, devo segnare una cosa. Devo segnare una course. Eh sì, lo so, hai visto qualcosa di pietra. Adesso guarda la mappa, ok? Vabbè, sì, perché devo ancora pubblicare. Allora, siamo tra meno 150. No, allora 216-217, ricordiamocelo, eh. Oh, un golem è nato in diretta. Che bello. Che bellezza. Avere una farm che funziona. Solo che notavo che ultimamente questi golem delle volte non vanno giù. Vabbè. Comunque, stavolta è andata bene. Sì, grazie, grazie Pepi. 216, 217 è negativo. Hola! Volare! La 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 la! Sì, devo segnare perché questo fa parte della mia grande, grande qualità di pianificatore. Perché io aggiungo la possibilità di fare una fabbrichetta di golem anche qui. Ma non so se la farò. Diciamo che però nell'eventualità voglio sapere da che parte. State zitti un po', villager. Teste porte. Ah, era qua. Era qua. Sadit. Eh sì, era qua, 216, 217. Ecco, quindi nell'eventualità la zona è questa. Allora direi che la segno con della pietra dell'End. Ok, 216, 217. Ah sì, ovviamente posso andare più in là, più su, più giù, comunque diciamo che la zona è questa. Ci mettiamo su anche un paio di torce, tanto per. Allora, per domani mi scarico sì, Ni. Avrei voluto scaricarlo ieri, ma non ce l'ho fatta. Stasera ci sono buone possibilità, ma non garantisco. Anche perché è un gioco come Sea, o come Thieves, come lo chiamano molti,
Secondo me è un gioco che, se è valido, cioè nel senso che se funziona, se mi piace, eccetera, penso che sia un gioco più da livestream che da video classico YouTube. Non so tu cosa ne pensi. Però secondo me mi sa più da live, dato che non ha una storia. Per favore, lo so, per favore, lo so, ma è che sai, succedono tante cose in una giornata. Delle volte, purtroppo, in effetti, il tempo passa, ci si scorda, si è presi da altro e non te la prendere, ma succede, cioè mi scordo, oppure mi addormento. Comunque dai, ci provo. Adesso, dopo, quando ho finito lo streaming, decido se aggiungere la PostePay o se aggiungere l'altra carta, che forse è meglio la prepagata. Però non lo so, decisioni. Decisioni difficili. Beh, la storia io da quello. Io guarda, non lo so, io da quello che ho capito io. È un gioco che in realtà la storia te la fai un po' tu. Cioè, magari sì, hai qualche quest da fare. Però non lo so, ci devo pensare, ci devo pensare, devo vedere. Però diciamo che da streaming non sarebbe male secondo me perché ti metti lì, cazzeggi, vedi altra gente più random. Non ho visto dei let's play di Sea of Thieves. Non lo so, ci devo pensare anche su quella cosa lì. Anche Fallout, per dire, ho voglia di fare anche Fallout 4. Però il fatto è che non so come prenderlo, cioè lo faccio come video, faccio come live. Il fatto è che se lo faccio come live, la qualità è un po' minore. È a 720 invece che a 1080. Infatti in streaming, perché volevo fare più spesso gli streaming, più dei video classici, per dirti Minecraft. Adesso usciranno i prossimi video che usciranno di Minecraft, saranno su quell'altra parte del deserto dove ero andato prima. E ti dico, Minecraft, vabbè, fa storia a parte perché comunque è un gioco che per essere un minimo fruibile a livello video ha bisogno di essere un attimino tagliato. Cioè, infatti, non a caso i live stream li faccio. Cioè, quando faccio un live stream di Minecraft sono sempre live stream di lavori di questo tipo, ok? Lavori in cui non mi devo mettere troppi problemi, non faccio lavori, diciamo, più di tanto estetici, faccio, diciamo, lavori di scavo, di esplorazione, cose così. Proprio perché fare un video di 20 minuti in cui, che ne so, ho messo un po' di sabbia lì, non mi sembra proprio un gran video. Ecco, già alcuni dei miei iscritti sono iscritti così, tanto per, in realtà non mi guardano, non faccio nomi non faccio nomi, chi sa lo sa. E in realtà per fare un video di Minecraft, cioè, ci vuole veramente tanto impegno. Veramente tanto impegno, perché
È un gioco molto mentale, ci vuole della pazienza, bisogna mettersi lì, cercare di renderlo interessante, non sempre risulta interessante quello che si fa e quindi, voglio dire, è uno sforzo, è tempo che passa, non tanto nel gioco, ok? Ma nell'editing, cioè l'editing di Minecraft, per, almeno per come edito io, è una sofferenza. Cioè. È veramente una sofferenza. No, sì, lo so che tu mi guardi, ma sai, è che adesso non so, io devo essere onesto, sono un po' preoccupato perché adesso, la vostra generazione, noi ci possiamo definire di due generazioni diverse, ok? Ci passano più di 10 anni tra me e te. Io mi definisco un po' una generazione indietro. Noi non avevamo alla vostra età le possibilità che avete voi per quanto riguarda. Appunto, cosa guardare, anche pensa solo alla televisione. Noi ci avevamo 6, 8, 10, 20 canali TV e stop. Ok? E adesso c'è talmente tanto in giro, ci sono talmente tante cose, talmente tante piattaforme dove guardare, fare, brigare, eccetera, che i ragazzi di oggi, i ragazzini di oggi fanno fatica a restare attenti a una qualsiasi cosa, cioè saltano da una cosa all'altra in 5 secondi. E da un lato è una cosa bella, secondo me, perché dimostra comunque la capacità di poter interessarsi a tante cose. Però per contro, secondo me, ci si riempie solo la testa di cose che fanno mucchio e basta, cioè non so neanche come spiegarmi. Alla fine non si è imparato niente da quello che si è visto, perché hai visto 4 secondi, non parlo di te, dico ai, ma in generale, scusami, ero perso un attimo col mio vaneggio. Allora, aspetta, dove eravamo rimasti? Allora, intanto che andiamo a dormire, leggo. Leggo, stai tranquillo, leggo. Allora. Ah, non è vero, sì, molto bello, diciamo che sì, comunque gioco molto. Ok, allora, Fortnite, allora, Fortnite. Parliamo di Fortnite, ok? È difficile per me parlare di Fortnite, ok? So che è il gioco più gettonato del momento, so che è il gioco più seguito al mondo. Grande successo, sicuramente valido. Io non dico che non sia valido, ok? Sia chiaro. Ecco, esatto, infatti il discorso della classifica di Mixer, proprio lì volevo arrivare. È talmente, cioè è un po' come Minecraft per certi versi, che ce n'è talmente tanti, ma tanti, ma tanti, che io divento uno del mucchio, capisci? Come sono già uno del mucchio per quanto riguarda Minecraft. La cosa che non mi ha fatto ancora provare Fortnite, nonostante sia gratis, è la grafica. Ok? E io non so cos'ha quella grafica, ma proprio non lo so, non so cosa farci, non la posso vedere. Cioè, mi disturba, mi irrita. Cioè. E la cosa buffa, adesso me lo scriverai tu sicuramente, è che Sea of Thieves ha una grafica molto simile a quella di Fortnite. Di' la verità. Dimmi se anche tu hai avuto quell'impressione. Secondo me hanno due grafiche molto simili, però Sea of Thieves sembra già più stimolante, capisci? Un po' più random, un po' più fai tu, capito? Fortnite alla fine come anche PlayerUnknown's Battleground, che
che mi sembra molto più profondo come gameplay e tutto, anche se neppure quello provato mi sembra più accattivante, però anche quello non l'ho provato e non so se lo proverò, anche perché costicchia, cioè costa 40 euro. E per quanto riguarda Fortnite, per finire il discorso di Fortnite, temo che sarà una meteora. Voglio dire che adesso ha un grandissimo successo, ci giocano tutti, super intrippante, ci sono 4 milioni di giocatori al secondo, eccetera. Ma temo che non durerà. Temo che la gente si stancherà. Io stesso potrei stancarmi molto facilmente di un gioco come Fortnite, perché alla fine, se ci pensi, è sempre quello. Arrivi, ti paracaduti, uccidi, ti spari, ti nascondi. Sì, ci può stare, è figo, però non mi ispira. Cioè, non mi ispira. Io Minecraft lo sto portando avanti perché mi appassiona, perché ci credo, cioè, capito? Cioè, ci credo. Cioè, io c'ho una marea di giochi, ok? Una marea. Ma perché gioco sempre a Minecraft? Perché Minecraft mi dà un senso. C'è un mini villager qua, per caso. Qua vado. Stanno impazzendo sti villager, vabbè. E quindi non lo so. Il discorso è anche un altro. Tutti i gusti sono giusti, ok? Ma la cosa importante è che per fare queste cose io non lo sto facendo per successo, per chissà che cosa, lo sto facendo perché sento il desiderio di giocare a certe cose, a Minecraft per esempio. E il tempo che io impiego per giocare, che sarebbe tempo, se vogliamo, buttato, ok? Per qualcuno è tempo completamente buttato, per me non lo è, chiuso parentesi. E ci faccio i video sopra semplicemente perché ho fatto questo pensiero, ho detto tanto io comunque giocherei. Allora, dato che io comunque giocherei, perché non tentare di far vedere un po' quello che ha da offrire la mia mente? Perché alla fine Minecraft è una storia non storia, cioè tu hai un mondo e ti crei tu la tua vita, per così dire. E quindi io nel giocare a Minecraft non sto giocando a Minecraft, ma sto costruendo una cosa che voglio costruire, ecco. Non so, un gioco come Fortnite, così come anche, ho avuto anche richieste su GTA Online, no? GTA, anche quello va ancora tantissimo, cioè. Ma GTA, che palle GTA, cioè io non so la gente come fa ancora a giocarci, veramente, cioè io dopo un po', quando hai sparato, hai rubato, ti sei fatto la macchina, hai fatto le rapine, ti sei fatto i tuoi soldi, ti sei comprato la casa, dopo mi spieghi cos'altro fai in quel gioco, sempre quello. E mi sono rotto le palle, sinceramente, di GTA. E io l'ho comprato appena uscito GTA, ok? Cioè, per dire che mi intrippava. Allora, io comincio ad essere un po' sul fiacco. Vado in pausa un po' perché sono veramente un po' esausto. Devo sgranchirmi un po' le chiappe, prendere un po' d'aria. E interrompo un po'. Comunque Pepi, insisti finché ti pare, a me Fortnite non mi piace, puoi insistere fino alla nausea, ma non mi ispira, non lo scarico, non ci gioco, non lo voglio, mi fa cagare, è chiaro. Non mi piace. Ecco, metti una canzone. Che canzone metto? Adesso a chi devo andare a pagare i diritti dopo, eh? Pepi! Mannaccia.
Metto una canzone, metto una canzone. Ficando sole mio. Ma lo sai che ci sono i diritti d'autore? Lo sai tu cosa sono? I diritti d'autore, il copyright, bravo, il copyright. Cos'è il copyright? Il copyright in questo caso non si applica, qua stiamo parlando di diritti d'autore, che è una cosa leggermente diversa. Molto simile, ma leggermente diversa. Il fatto è che... Sì, lo potrei anche fare. Rischio di avere dei problemi legali, ok? Problemi legali in cui devi pagare un avvocato, devi avere un processo. E per cosa? Vabbè, ci vediamo tra un po'. Interrompo un attimo. A dopo. State lì. Arrivo.